Un cordiale benvenuto a un nuovo appuntamento con l'ottantesimo minuto stagione 2013-2014, due ospiti in studio, ovviamente anche questa sera partiamo appunto a presentarli. Abbiamo Domenico De Bartolo, coordinatore del settore tecnico arbitrale della WISP Abruzzo e Molise. Buonasera Domenico. Buonasera. E abbiamo una novità di quest'anno del campionato WISP, abbiamo Marco Falcone, allenatore dell'Amatoriforo, Amatoriforo capolista del campionato cadetto. Buonasera Marco. Buonasera. Non appuntamento, andiamo a leggere i risultati dei campionati senior. Partiamo con la massima serie, questi punteggi: Prosacco, Villa del Fuoco 1-5, Vecchia Guardia Nocciano 0 Stile 0-3, Pescara Sud La Zona 1-1, Ecogas Pescara United Quelli della Notte 3-0, Sporting Pescara Amatori Ripatetina 3-1, Andrea Fortunato Wonder Play 4-1, Pescara Smile Qualpi Soccer 3-0, Pescara Colli Procutus 0-2. Andiamo a gustarci il primo blocco di servizi, esattamente due partite che sono Ecogas Pescara United, Quelli della Notte, e Pescara Smile, Qualpi Soccer. La sassata di Francesco Di Pietro al dodicesimo della ripresa e il colpo del KO che regala una vittoria fondamentale nei destini stagionali dell'Ecogas Pescara United. Agli ordini della terna presieduta dal signor Passarelli, coadiuvato da Di Simone e Di Cesare, i locali sono costretti a fare a meno dello squalificato Bertolissi e degli infortunati Costantini e Pennese. Quelli della Notte risponde invece con il recupero di Rossi in difesa e con l'esordio tra i pali di Ciardelli al posto dell'indisponibile Nardinocchi. Un tiro di Galanti fuori misura rompe il ghiaccio in una gara bloccata con Luise che al decimo impensierisce Ciardelli con una conclusione controllata dal portiere ospite. Quelli della Notte fa male al ventesimo, lancio di Epifania ad innescare Esposito sulla destra, assist arretrato per Cavicchia e destro di prima intenzione che si stampa sulla traversa, Cosimati battuto. La velocità di Esposito crea apprensioni anche a ridosso della mezz'ora, con un lancio di Collevecchio disinnescato dall'uscita bassa dell'ottimo Cosimati. Un claudicante Di Pietro alza troppo la mira dal limite dell'area ospite, mentre Quelli della Notte crea pericoli con un calcio piazzato di Cavicchia respinto a pugni chiusi da Cosimati, prima di uno stacco imperioso di Collevecchio che di testa spedisce sul fondo da ottima posizione. Cicconetti prepara al meglio la conclusione sul vertice sinistro dell'area ospite, tuttavia il piede a lui poco congeniale lo tradisce al momento di concludere, con uno sterile tiro dai 30 metri di Cavicchia ed un destro ancora di Cicconetti, che fanno da preludio alla ghiotta occasione di Soncini, il cui pallonetto troppo timido non crea problemi all'estremo difensore Ciardelli. Nella ripresa la gara vive subito un sussulto e basta un rilancio di Francesco Di Pietro per mandare in confusione Ciardelli e Del Grosso, con quest'ultimo che anticipa il portiere con un tocco beffardo, consentendo a Luise di segnare a porta vuota. Il match è finalmente sbloccato ed il forte numero 18 Orange vola verso la panchina a raccogliere l'abbraccio dei compagni. La risposta di Quelli della Notte è racchiusa in una punizione oltre la traversa calciata da Cavicchia, mentre i locali piazzano la seconda banderia al dodicesimo. Di Pietro raccoglie il pallone sugli sviluppi di una rimessa laterale e punisce prima l'errato anticipo di Iervese, poi la flebile marcatura di Dragone con una finta sublime e destro fulminante che scheggia il palo interno e finisce la propria corsa in fondo al sacco. 2-0 da autentico tripudio Orange con il signor Passarelli che successivamente grazie a Ianno dal secondo giallo dopo un'entrataccia su Esposito. La punizione che ne consegue è calciata da Epifani in becca Iervese, il cui colpo di testa ben deviato da Cosimati si stampa sul palo con il rinvio di Cerasuolo che rimpalla su Esposito a ridosso della linea di porta e termina sul fondo. Epifani ancora letale sui calci piazzati e stavolta tocca a Ciccorelli mancare l'appuntamento con la rete con uno sciagurato colpo di testa ravvicinato nei pressi del secondo palo. Alla mezz'ora c'è la seconda frittata di QDN, punizione innocua di Galanti, Del Grosso perde il duello di testa con Ianno e l'errata uscita di Ciardelli consente ai locali di festeggiare la marcatura del definitivo 3-0. Al 5 dal termine il signor Passarelli non ravvisa il fallo commesso da Soncini su Ciccorelli e quest'ultimo decide di farsi giustizia da solo, rifilando un calcione violentissimo ai danni del numero 10 locale. Passarelli richiama il giocatore di Quelli della Notte e gli combina il sacrosanto cartellino rosso. I locali hanno nel recupero il pallone del 4-0, ma Ianno vuole strafare il suo pallonetto, non beffa stavolta Ciardelli. L'ultimo assalto lo conduce Collevecchio, con il suo colpo di testa in aria che tuttavia non inquadra la porta. Termina 3-0, un risultato pesante che premia una squadra che ha punito tutti gli errori degli avversari, un atteggiamento da prima della classe che legittima il primato nella massima serie. Il
Il Pescara Smile ritrova determinazione e consapevolezza del potenziale a disposizione, due caratteristiche indispensabili per poter proseguire nel cammino positivo intrapreso finora. Gli uomini di Massimo Di Cintio superano un'altra ardua e complicata sfida stagionale, rifilando un secco 3-0 al Coalpi Soccer, che nonostante il passivo eccessivamente severo, dimostra il suo indiscusso valore, pur palesando ancora una volta fragilità lontano dalle mura amiche del comunale di Bucchianico. Pescara Smile subito pericoloso con De Cecco, che intercetta la sfera per poi impegnare severamente Toracchio, che devia lateralmente. Gli ospiti rispondono con un calcio piazzato di Dorazio, che termina di poco alto. Il Coalpi Soccer sfrutta le corsie laterali con D'Ambrosio, che preme l'inserimento centrale di Buffone, il quale conclude debolmente, disturbato dalla chiusura di Giacomo Di Francesco. Dorazio non concede punti di riferimento, imperversa lungo l'out di sinistra, sventagliando per Antinucci, servizio di prima per la corrente Coletti, che anticipa il diretto marcatore, divenendo clamorosamente impreciso. L'impostazione tattica della compagine ospite risulta estremamente organizzata, con il rosso-blu che riescono a risolvere senza patemi una difficile situazione difensiva, con un'efficace circolazione della sfera, architettando poi un contropiede micidiale con Montanaro che sfiora il possibile vantaggio. Il Pescara Smile ci prova con Del Rosario, che svetta di testa in area di rigore senza inquadrare lo specchio della porta. Il pressing attuato dai locali permette di recuperare numerosi palloni, con Di Nicola che allarga per Del Rosario, ma il numero 11 giallo-blu calcia su Toracchio, che respinge con i piedi. Una verticalizzazione di De Cecco, seguita dall'assist involontario di Daniele Di Brigida, consente a Del Rosario di trovarsi dinanzi a Toracchio, ma Francesco Marchetti si rende protagonista di uno strepitoso intervento. Dorazio arretra il suo raggio d'azione, prolungando per la sovrapposizione di Montanaro, che effettua un traversone. Buffone controlla e calcia di sinistro, ma trova sulla sua strada l'opposizione di De Cecco. Del Rosario ingaggia un duello in velocità con Coletti, avendola meglio sul suo avversario, ma da posizione defilata non impensierisce Toracchio. E poi il turno di De Cecco, che lambisce il palo dalla media distanza. Al 35esimo il Pescara Smile sblocca il punteggio con Di Brigida, che trafigge Toracchio con la complice deviazione di Marchetti, seconda rete consecutiva per il centrocampista offensivo locale. Del Rosario cerca con insistenza la via del gol, ma la coordinazione precaria non gli permette di tramutare in rete l'ottima preparazione al tiro. Nella ripresa i ritmi del gioco si abbassano, con il Pescara Smile che gestisce nel migliore dei modi il vantaggio acquisito, non lasciando spazio alle iniziative ospiti, con il taccuino degli avvenimenti che nelle fasi iniziali registra solamente la momentanea interruzione dell'incontro per un colpo casuale ricevuto dal direttore di gara Fragassi. Di Nicola adotta la soluzione personale, ma Toracchio controlla la sfera a terminare al lato. Poco più tardi Del Rosario offre un passaggio filtrante per Manetta, che elude l'uscita di Toracchio, perdendo l'attimo per concludere, preferendo saggiamente l'appoggio per Di Brigida, che manca il raddoppio. La seconda rete arriva inesorabile al 63esimo con un preciso e potente diagonale di Del Rosario, che archivia definitivamente la partita. Il Coalpi tenta un'immediata reazione, ma il destro a giro di Buffone colpisce il montante superiore della porta difesa dai rodiani. Il 68esimo giro di orologio regala istanti malinconici ed emozionanti nelle fila locali, con il responsabile tecnico Di Cintio che offre la passerella d'onore a Gabriele Del Rosario, il quale abbandona la propria squadra, il Panorama Wisp, per proseguire la sua carriera calcistica in FIGC. Giusto omaggio al terminale offensivo che ha contribuito ai successi del Pescara Smile, garantendo lustro all'intero movimento amatoriale pescarese. Il Coalpi Soccer non si arrende, ma capitano Dorazio conclude centralmente. Nel finale vi è spazio per la realizzazione di Filippo Nobilio, che fissa il risultato sul definitivo 3-0. Torniamo in studio dopo la sintesi, le prime due sintesi. Domenico De Bartolo, coordinatore del settore tecnico arbitrale della Wisp Abruzzo e Molise. Abbiamo visto nel primo blocco di filmati dove ci sono state un po' delle decisioni, ovviamente il direttore di gara del big match, il match di cartello della massima serie, quello tra Equitas Pescara United e quella di Nanotte, è stato sapientemente diretto da Passarelli. C'era anche la terna per l'occasione, anche la scorsa settimana c'era stata una terna anche per la partita proprio dell'Equitas Pescara United contro il Pescara Smile, quindi stanno diventando un po' una consuetudine queste terne. Ci sono però delle, diciamo, delle piccolezze, delle accortezze. Ad esempio l'unità di giudizio degli direttori di gara durante la partita e durante tutte le partite del campionato Wisp. Come si fa ad avere la stessa uniformità di giudizio per tutte le partite con tanti arbitri? Un compito sicuramente arduo per voi che coordinate appunto le giacchette nere.
Sì, chiaramente noi durante le riunioni tecniche cerchiamo di dare queste uniformità, diciamo, delle nozioni tecniche, regolamentari, cercando di uniformarci, però chiaramente poi sapete che ogni arbitro poi ha una sua personalità, un suo modo di gestire la gara. Chiaramente noi abbiamo detto che durante le riunioni tecniche i falli, diciamo, un po' cattivi vanno subito, diciamo, c'è cioè subito la munizione, vanno un po' puniti, perché c'è gente che appunto in maniera amatoriale si va al lavoro, quindi cercando di non farsi male fra di loro. Chiaramente poi dipende dall'arbitro la gestione della gara, come la intende, come la gara in se stesso. Ecco, sono tante fattori che poi danno un po' all'arbitro un metro di giudizio durante la partita che a volte non si uniforma con quello che si dice Anche perché durante poi è bene chiarirlo, probabilmente molti non hanno diciamo, la concezione di arbitri come squadra, hanno soltanto l'arbitro che va a arbitrare la gara e quindi magari c'è la lamentela per una scelta più o meno sbagliata. Le squadre però io credo debbano capire che gli arbitri sono anche loro una squadra, quindi ogni arbitro, così come ogni giocatore, ha delle proprie caratteristiche, il proprio carattere, ribadiamo, stiamo facendo un campionato amatoriale, per quanto possa essere seguito, ribadiamo. Siamo sempre nei confini dell'amatorialità, quindi resta comunque il problema che magari anche per voi che tra l'altro ci sono anche da menzionare Ferretti e Vallone Esatto, che Ferretti come designatore e Paolo Vallone, presidente provinciale, nonché fa la formazione proprio in base alle visionature dei nostri osservatori. Anch'io molte volte vado sui campi a visionare alcuni arbitri e da questo prendiamo spunto per le riunioni tecniche, laddove vediamo delle lacune tecniche, anche fisiche, diciamo, dei nostri arbitri, cerchiamo durante la riunione tecnica mensile che facciamo di raggruppare queste nozioni cercando di impartire, di dare dei consigli, diciamo, di approfondire un po' la parte tecnica. Ecco. Chiaramente molte volte dipende anche dalla partita, che molti arbitri, se la partita è giocata, lasciano un po' giocare, quindi dipende anche vabbè, dalla ormai dipende squadra. anche da come si evolve Sì, come si evolve come l'incontro. esatto, sì. Anche perché, sai, la gestione della gara, su quello non è che possiamo fare molto, nel senso che ogni arbitro ha un modo di gestire, poi è chiaro, la nozione tecnica gliela puoi dare, gli dai il consiglio su come correre, su come posizionarsi, approfondisci delle norme, diciamo, di casistica, tecnica, quantomeno, però poi la gestione della gara è la persona che sta lì. Anch'io dal di fuori, come osservatore, farei in un altro modo, farei come lui, Come sennò quanto riguarda i giocatori che non giocano dalla tribuna è sempre tutto più semplice. Poi preso la partita, poi determinate partite che sono un po', ecco, tipo Ecogas per Stadio Uniti quella notte, che Parliamo una bella appunto di squadra, problematiche, di squadre problematiche. tecniche, quindi lì l'arbitro è chiaro che si lascia un po' anche condizionare dal fattore tecnico delle squadre, ecco. Se vogliamo dare una spiegazione a questo, ecco. Solo che Parlavamo appunto di una problematica, cioè problematica, di una questione arbitrale che chiaramente fa parte, è una componente fondamentale all'interno di un campionato. Abbiamo Marco Falcone, mister dell'Amatoriforo che proprio questa settimana, poi vedremo i risultati delle classifiche del campionato cadetto, ha agguantato in vetta il pinna capolista, quindi siete primi per quanto siete in coabitazione con un'altra formazione, il primo posto comunque è oggettivo e innegabile. Siete però una formazione che è al primo anno nel mondo WISP, voi siete provenite da un altro ente di promozione sportiva, l'ASI. Dopo 2 mesi è possibile fare un bilancio su questo palcoscenico, questo nuovo palcoscenico per voi? sì, noi siamo contenti, siamo soddisfatti. Abbiamo perso le prime due partite, ecco, abbiamo pagato un po' lo scotto iniziale della novità, però tutto sommato siamo rimasti tranquilli perché le prestazioni ci sono state, la squadra giocava bene, siamo rimasti uniti. E poi piano piano sono arrivati anche i risultati. Se devo vedere un po' le differenze tra il panorama WISP e il campionato ASI, le differenze vengono da sé. Basta pensare che la WISP conta più di 50 squadre, mentre l'ASI, adesso non mi ricordo Sì, bene, comunque sicuramente, insomma, sicuramente sono meno squadre rispetto alla WISP. Quindi c'è un'organizzazione un po' più complessa, un po' più, diciamo, all'altezza della situazione, ecco. Poi parlavamo un po' degli arbitri, ecco, ne approfitto per dire la mia, insomma. Noi
Adesso non per ruffianaggine, perché qui c'è il presidente. Però vedremo magari nelle prossime giornate. Stiamo scherzando. Io personalmente sono del parere che gli arbitri vanno aiutati, perché sono persone che hanno anche, diciamo, più delle volte un'età maggiore della nostra. Quindi giustamente non possiamo pretendere che stanno sempre dietro l'azione. Quindi, però, se posso permetterti di contraddirti, sì, per questo aspetto, chiaramente gli arbitri sono 40 arbitri, sì, più o meno, quindi anche perché per coprire le 28 partite settimanali sono per forza di cose obbligatori un numero congruo di giacchette nere. Io però sono del parere che ci sono molti arbitri, perlomeno io seguiamo tante partite, ci sono davvero molti arbitri. Come in tutte le squadre c'è, cioè, chi corre, chi non corre, sì, giovani, sì, meno, sì, giovani, però ci sono anche degli arbitri che possono, a mio modesto parere, tranquillamente, sì, giocare, sì, con le squadre che disputano il campionato. Quindi... Sì, sì, no, ma la cosa a cui tenevo molto era di dire che praticamente puniscono molto il gioco duro. E io, guardi, su questa cosa, cioè, ci tengo molto, perché durante una partita ci può stare, che ne so, la parolaccia, sa, quando il cervello è stanco si dicono molte cose che poi a mente fredda non si dicono. Però quello che non ammetto io è l'entrata vigliacca da dietro, perché lì veramente cioè, si rischia veramente di fare male a delle persone che il giorno dopo devono andare a lavorare. E ho notato che al minimo contatto fisico, che c'è l'ammonizione, e anzi a un contatto proprio duro ci sta addirittura l'espulsione. Noi l'abbiamo pagata durante una partita contro il Montenegro, un'entrata dura da dietro da parte di un nostro giocatore. Io sono stato il primo a dire che è stato giusto l'espulsione. Quindi per il momento, devo essere sincero, io personalmente sono molto soddisfatto. Ma infatti lo abbiamo ribadito, no? Nell'ultima riunione che abbiamo fatto, che era la prima dopo diciamo, la convocazione ufficiale di inizio campionato, dopo varie visionature che personalmente io, che gli altri miei osservatori, che colgo l'occasione per salutare, Luigi Sperandeo, Paolo Vallone, Ferretti, di nuovo io e altri, abbiamo notato che in alcune occasioni queste entrate un po' cattivelle non venivano pulite. Tant'è che la riunione che abbiamo fatto la prima di quest'anno, dopo la convocazione, abbiamo ribadito che, signore, abbiamo notato che i falli cattivi vanno puliti immediatamente, anche se fosse il primo. Magari hanno ammonito magari per proteste, che potevo di buon senso molte volte lascia correre, però abbiamo ribadito che le entrate cattive... Un gioco duro, quindi non è tollerato. Non è tollerato. Abbiamo visto i primi due video della massima serie, c'è però il secondo blocco di servizi, altre due partite, esattamente Prosacco, Villa del Fuoco e Pescara Colli Procutus. Il signor Paolo Vallone dirige un incontro dove la Prosacco mette i brividi alla corazzata biancorossa per 40 minuti, salvo poi sfaldarsi strada facendo, complice una situazione atletica, tattica e psicologica che rischia di compromettere seriamente il proseguo del campionato. La Villa del Fuoco non disputa certo la sua miglior partita, ma colpisce nel momento più opportuno ed incamera 3 punti che rimpinguono lo score in classifica. La Prosacco recupera Marco Maselli, ma non si schioda dallo sparagnino 4-2-3-1. Il mister Chiavaroli prova invece a mescolare le carte, tenendo in panca il forte terminale offensivo Mecheti. Un ispirato Minini inaugura il taccuino delle emozioni, ma dopo una fuga sulla sinistra conclude il tutto con un tiro cross carico di rimpianti. Al 20esimo Marco Maselli sventaglia per Porcu, colpo di testa al centro e vuole vincente di pace. La gioia viene però strozzata in gola, perché il centravanti nerazzurro è nettamente oltre la linea dei difensori. Chiamata non facile quella ravvisata dalla giacchetta nera Vallone. Ancora Marco Maselli prova a telecomandare il suo destro, ma Pace non attacca il pallone e a pochi passi dalla porta manca l'aggancio vincente con la sfera. Con la Rossi ci prova dal vertice dell'area di rigore con Martucci, che comunque controlla senza intervenire, mentre la Villa del Fuoco si palesa al minuto 33 con Scipioni, che grazie a un'addormentata difesa locale con uno sciagurato sinistro che non inquadra lo specchio all'interno dell'area piccola. L'ultimo sussulto della prima frazione lo regala di nuovo uno scatenato Mininni, che fugge via sulla sinistra ma dal fondo non riesce a partorire l'assist vincente e la sfera termina nel deserto nerazzurro.
Nella ripresa si assiste ad un'altra partita e Amadio dopo 30 secondi grazie ai nerazzurri con un pallonetto fuori misura, occhi negli occhi con Di Giovan Antonio. Il numero 10 si fa però perdonare al secondo minuto quando serve Di Natale, il quale scocca la sassata vincente beffando la difesa nerazzurra, clamorosamente sbilanciata. I locali protestano ma l'offside è assolutamente inesistente, con il direttore di gara Vallone che porta a quota 2-0, un ipotetico match contro le recriminazioni. La Prosacco crolla al settimo quando sugli sviluppi di un corner non bastano 8 locali a contenere 3 ospiti e Di Natale tutto solo, piazza di testa e il gol del raddoppio. I giocatori della Villa del Fuoco fanno quello che vogliono, ma Amadio grazie ancora alla Prosacco vanificando una traversione di Di Natale con un colpo di testa fuori misura. Al 20esimo Mecchetti calcia a botta sicura, Di Giovan Antonio respinge ma Di Natale ha tempo e spazio in area per controllare e siglare la sua personale tripletta. D'Agnese opera i primi cambi sul 3-0, fuori Crasta e Marco Maselli, dentro Cantelmi e Paradiso, e proprio quest'ultimo dimostra tutto il suo valore al 25esimo quando sfrutta un corridoio di Mininni, controlla la sfera e supera Martucci con un morbido pallonetto di sinistro. L'1-3 è però un fuoco di paglia e alla mezz'ora Amadio innesca il turbo sulla destra, assist al centro e Mecchetti di testa sigla la quarta rete per gli ospiti. Prosacco completamente in bambola e basta una punizione dalla tre quarti di Manzo per generare il panico in area locale, con una corta respinta dell'estremo difensore che viene vanificata dallo sciagurato sinistro di Torchetti. Mecchetti installa il tendone da circo sulla sinistra quando si prodiga in doppio passo e Rabona che Amadio manca di un soffio prima del bolide di Scipioni che termina sul fondo. L'impotenza offensiva della Prosacco si registra nel finale, quando Pace si fa recuperare 10 metri da Ciccarone, che recupera la sfera senza aver bisogno dell'ausilio di una scivolata. Sul versante opposto manca invece il sigillo del bomber Amadio e a pochi secondi dal triplice fischio di chiusura il capocannoniere della massima serie tira fuori dal cilindro una rovesciata che strappa applausi per il definitivo 1-5. Villa del Fuoco che resta nelle zone alte della classifica, Prosacco ad un passo dal baratro. Mancano idee, voglia, spirito di sacrificio, umiltà e convinzione. Un disastro che necessita di una scossa per non tramutarsi in un calvario annunciato. All'antistadio di Francavilla una cinica e rimaneggiata Procudus porta a casa 3 punti corsari. Pescara Colli che schiera il neoacquisto Pier Felice dal primo minuto, ospiti costretti invece a fare a meno del Carioca secondo. Trascorrono 11 minuti e c'è subito il gol, punizione di Antonucci, Di Pasquale respinge centralmente e Marrocco si fionda sulla sfera mandando di testa in fondo al sacco il pallone dello 0-1 con il capitan Buccione che abbraccia l'autore del vantaggio. Il Pescara Colli risponde con un indemoniato Chiavarini che impegna severamente Dolente con un tiro sotto l'incrocio, poi invece si prodiga in uno scialbo sinistro ben controllato dal portiere ospite, infine scaglia un bolide su punizione che accarezza lo specchio della porta. La soluzione balistica viene cercata anche da Di Girolamo, ma la palla attraversa l'area e va sul fondo. Nella ripresa Rosica calcia dai 25 metri con Dolente che respinge e successivamente fuga il pericolo calciando il pallone. Una parata poco ortodossa, ma certamente efficace. Diodato prova a fare breccia senza fortuna nella difesa ospite, mentre la Procutus colpisce al 12esimo. Lancio dal cerchio di centrocampo per Cignelli ed il numero 9 controlla ed incrocia imparabilmente per Di Pasquale, fissando il punteggio sullo 0-2. 3 punti in ghiaccio, ma il Pescara Colli prova a riaprire i giochi e Di Girolamo scalda i guanti di Dolente con una potente staffilata, poi Pier Felice a cercare gloria con un destro però troppo debole per creare problemi. Sul versante opposto Cignelli ha invece una spina nel fianco e dopo un'azione personale sulla sinistra si vede sbarrare la strada dall'ottimo intervento di Di Pasquale. Nel finale Pier Felice si divora il gol del potenziale 1-2. Il presidente dei locali Diman analizza il match al termine della contesa. Ezio Diman, presidente Pescara Colli. Ennesima partita sprecata dopo aver costruito tanto a centrocampo, buoni movimenti delle punte, poi due episodi, due contropiedi, una punizione e un contropiede. Cosa è successo? Beh, niente, indubbiamente abbiamo fatto tantissimo possesso palla, però come sempre se non siamo decisivi nell'ultima, diciamo così, nei metri che contano, poi alla fine della partita non la porti a casa, anzi io do onore all'avversario che con due vere occasioni importanti hanno messo la palla dentro, cosa che non abbiamo fatto noi, quindi diciamo hai fatto un sunto corretto della partita. Anche perché a questo punto del campionato bisognerebbe portare qualche vittoria se ci si vuole salvare, si costruisce sì. Tanto come abbiamo già detto, si fa un bel gioco, però i punti devono arrivare, siamo sì, a dicembre.
è ovvio che questo per noi era uno scontro diretto, ma direi per noi ogni partita è una finale, perché dobbiamo essere sinceri, la nostra società è giovane, anche se ha una buona organizzazione e tanta voglia di fare, vogliamo crescere, però sappiamo riconoscere quali sono i nostri limiti. Questa è una squadra che deve lottare fino all'ultima giornata per la salvezza. È ovvio che è un'occasione, ogni partita in cui non porti a casa dei punti è un'occasione sprecata. Devo dire che rispetto alle altre partite ho visto comunque un atteggiamento positivo e ho visto appunto dal piano di atteggiamento appunto la squadra cresce. Quello che ci manca, quella malizia, devo dire ancora sotto porta, che ci permette appunto di approfittare di ogni episodio, cosa che invece in questa categoria le squadre avversarie hanno. Dopo 9 turni la classifica della massima serie cita quanto segue: Ecogas, Pescara United in vetta a quota 23, Villa del Fuoco 21, Pescara Smile 20, Sporting Pescara 19, Zero Stile 18, Amatori Ripatatina 16, Quelli della Notte 13 con la penalizzazione di un punto, Colpi Soccer 11, Procutus 10, la zona 9, Pescara Sud 8, Andrea Fortunato 7, Prosacco 6, Vecchia Guardia Nocciano 5, chiudono Pescara Colli e Wonderplay a quota 3 punti. Pescara Colli e Coalpi hanno una gara da recuperare. Si è giocato anche il campionato cadetto, questi i punteggi della nona giornata: Meccanica Industriale Spartak, River United 0-3, Dolphins Piccianello Calcio 2-0, Shark United Red Devils 0-1, Atletico Balboa Pretaro City 1-3, Lancillotto Montenegro 3 pari, Pentagono Pro Pescara Real Teate 2-2, Amatori Foro Pescara Sud B 1-0, Pinna Nautilus 3-4. Dai punteggi abbiamo visto la caduta del Pinna, seconda consecutiva, ma soprattutto abbiamo visto la vittoria 1-0 dell'Amatori Foro. Inizio un po' balbettante di campionato, come abbiamo detto in precedenza. 2 sconfitte e un pareggio, poi 6 vittorie consecutive. Amatori Foro trascinato dalle reti di Sabino e dalle prestazioni di Salvati. C'è stato poi purtroppo l'infortunio a Peca l'ultima giornata. Insomma, l'Amatori Foro sta iniziando a decollare. Sì, però la prima cosa che ho detto ai ragazzi è di restare con i piedi per terra, perché siamo appena alla nona giornata e ecco, il difficile comincerà proprio adesso, perché le squadre avversarie cominceranno ad affrontarci con un altro spirito. Se all'inizio diciamo c'era lo scotto dell'esordio per voi, adesso sì, l'effetto sorpresa è finito per le avversarie, quindi magari vi aspetteranno. Sì, penso di sì, anche se ripeto, noi la prima partita contro il Pinna abbiamo perso, però forse è stata una delle nostre migliori prestazioni. E gli episodi ci sono andati un po' a sfavore, però la prestazione c'è stata, la partita l'abbiamo fatta noi, quindi siamo ripartiti da questa prestazione. Nella seconda l'abbiamo persa a Scafa, però c'erano state, diciamo che quella sera a Francavilla c'era stato il diluvio universale, si era allagato tutto, per cui dei nostri ragazzi addirittura sono rimasti chiusi in casa perché non potevano uscire, tra cui i fratelli Sprecacenere, che per noi rappresentano un valore aggiunto. Siamo andati a giocare a Scafa, 11 condati, quindi diciamo che vinciamo la partita, però poi a lungo andare abbiamo avuto un calo fisico e abbiamo perso la partita. Poi abbiamo conquistato il primo punto contro il Montenegro, che comunque è un'ottima squadra. Poi sono arrivate queste 6 vittorie e soprattutto dalla vostra, dal vostro gruppo su Facebook sentite sempre di più, ogni settimana la partita è particolarmente sentita. Sì, sì, però ho detto ai ragazzi di rimanere tranquilli, cioè noi non dobbiamo vincere niente. L'importante è volare basso, noi dobbiamo divertirci, sì, non abbiamo assilli, il presidente Abbonizio non ci chiede nulla, ci dobbiamo solo divertire. Non abbiamo obiettivi da raggiungere, poi è chiaro, se a 5-6 giornate dalla fine vediamo che siamo lì su, ci proveremo, non ci nascondiamo, però viviamo la giornata, tutto qua. E poi ci tenevo ad augurare un in bocca al lupo a Peca, perché ha subito un grave infortunio lunedì scorso contro il Pescara Sud. Stava giocando veramente bene dall'inizio dell'anno ed è un infortunio che non ci voleva e l'aspettiamo al più presto. Ci uniamo ovviamente all'in bocca al lupo a Peca, stiamo parlando di vertice della classifica. Questa settimana non ci sono servizi per il campionato cadetto, ma abbiamo un'intervista al nuovo acquisto del fanalino di quota Meccanica Industriale Spartak, che però si sta attrezzando per risalire la china. Andiamo a vedere l'intervista al presidente Stefano Esposito.
Stefano Esposito, presidente e allenatore della Meccanica Industriale Spartak. Siamo qui con un altro nuovo acquisto della formazione biancorossa. Dopo Lucicin, adesso è arrivato il centrale difensivo per mettere ordine in questa difesa che nelle ultime giornate vi ha lasciato molto da penare. Dobbiamo fermare l'emorragia che abbiamo dietro in maniera pesante. Siamo riusciti a reclutare un elemento valido. Abbiamo già fatto delle prove in settimana e devo dire che risolverà sicuramente i nostri problemi. Una vecchia conoscenza del mondo Wisp con il Real Pianella, la colonia dell'est del Real Pianella, così dopo come anche con l'Amico Group e l'Ecogas per un periodo, quindi piano piano si sta ricostruendo il blocco che ha fatto le fortune di tante squadre. Sì. Ma è stato un po' di fermo pure perché ci stavo a fare male le gambe, questo. Mo mi hai trovato presidente quella squadra. No, voglio provare, riprovare e cominciare un po' di giochi. Voglio alzare squadra un po', salire su. Quindi la squadra, lo Spartak, l'inizio è stato un po' tribolato, adesso inizieranno ad arrivare i risultati. Noi ce la curiamo tutti, io e il vicepresidente, mio fratello, ce la curiamo perché noi ci teniamo, un progetto che è ad ampio respiro e vogliamo andare avanti. Noi contiamo su persone di esperienza, sui nostri ragazzi, che siamo la squadra più giovane per presumo, e quindi speriamo che possiamo riuscire a risollevarci dai bassi fondi della classifica, che tra l'altro non ci meritiamo perché ci sono state delle partite che francamente le abbiamo perse in maniera ingrevole. Il primo anno, lo scotto del primo anno. Io sono pienamente d'accordo, era il dazio da pagare per inesperienza anche nel calcio bisogna anche crederci e crederci fino alla fine. Noi forse ci manca questo. E avere un po' di fortuna. Un po' di fortuna, quella sicuramente. Però speriamo che tutto va bene. Sperando che tutto va bene, i portieri della Serie B sono avvisati sulle punizioni. State attenti, copritevi il volto per le punizioni di Bodnariuk. Noi continuiamo con la nostra idea di mettere anche quel nome che abbiamo, che è un nome prevalentemente straniero, nella nostra colonia di stranieri cresce, perché abbiamo intenzione di far entrare anche altri oltre al nostro caro Vasca, quindi aumenteremo pure il numero. Dopo 9 giornate la classifica del campionato cadetto recita quanto segue: Pinne, Amatori Foro in vetta a quota 19, Real Teate 18, Nautilus e Red Devils 17, Dolphins e Montenegro 16, River United e Pretaro City 15, Piccionello Calcio 11, Pescara Sud B 10, Lancillotto 6 punti, Pentagono Pro Pescara 5 assieme all'Atletico Balboa, Shark United 4, chiude la Meccanica Industriale a 2 punti. Campionato cadetto, abbiamo letto i risultati classifiche. Domenico De Bartolo, coordinatore del settore tecnico arbitrale della Wisp Abruzzo e Molise. Questa settimana nel campionato di Serie B, Lancillotto-Montenegro 3-3, c'è stata una critica costruttiva da parte di un giocatore del Lancillotto e che mette appunto in risalto questo rapporto un po' conflittuale che c'è tra arbitri e giocatori. È bene abbassare la barriera perché comunque alla fine siamo tutti quanti parte integrante del gioco. Cosa magari si può fare per curare e migliorare questo rapporto tra giocatori, dirigenti e arbitri? Io ho fatto una battuta risposta dicendo che prendendo spunto da quella che è il motto a livello Wisp nazionale, in fondo il calcio è solo un gioco. Quindi abbassiamo un po' i toni perché i toni non devono essere esagerati. Chiaramente io non è che voglio giustificare sempre e comunque il settore arbitrale, perché io conosco i miei arbitri, le loro pecche, le loro virtù, i loro vizi, i difetti e tutto il resto. Però in un contesto di una partita dove non c'è rispetto fra giocatori, no? Io questo voglio dire, se fra società, fra tesserati non vi rispettate e durante una partita ci può essere un battibecco, offese, insulti, non può essere addossata la colpa all'arbitro. Dico questo, allora il rispetto noi lo diamo. Tutto al più noi possiamo poi prendere i provvedimenti, far rispettare le regole del gioco, però se fra tesserati non c'è rispetto, questo diciamo io vado alla radice, non vado alla superficie, nel senso che ho sempre detto da tanti anni, da quando ho preso io il maestro arbitrale, ho cominciato a fare formazione, incontri e far lievitare un po' il settore arbitrale, cosa che secondo me la Wisp è cresciuta molto, e di questo ne do atto al presidente Vincenzo Maselli. Ma se voglio trovare una pecca, ed è quella forse un po' più grave, la matita rosso e così vale, è che non vedo, diciamo, formazione fra i dirigenti, tra tesserate e squadre. Cioè io ho sempre detto,
di fare delle riunioni all'inizio dell'anno tra settore arbitrale e squadre, dirigenti, capitani, chiunque vuole venire, perché secondo me alcune norme, alcune casistiche, alcuni dettagli del regolamento, secondo me a molti sono ignoti, cioè nel senso che vedono la televisione. Noi vediamo che anche i famosi commentatori televisivi molte volte dicono delle sciocchezze a livello regolamentare del settore arbitrale. Quindi prendono spunto da quello e per loro la regola è quella. Però se loro riescono a organizzare gli incontri con il settore arbitrale, noi siamo lì pronti a spiegargli determinate cose e secondo me i toni si possono abbassare. Toni che ovviamente devono essere ammassati anche nell'over 40, perché chiaramente Soprattutto, questi risultati della quinta giornata della categoria over. Partiamo con il girone A: Newdoor CTV 0 a 5, Platinum Dea Calcio 1 a 1, Pescara Sud Prosacco 0 a 2, Vanity Caffè Umberto I 0 a 1, Wonder Play Real Teate 2 a 0, Pretaro City Castellammare 95 3 a 1. Questi punteggi del girone B: Enzo Lorenzo Atletico Montesilvano 1 a 5, Real Colonnetta Picano 6 a 0, K-Technologies Bussi Real Pescara 2 a 2, Pianella MDM Ascensori 1 a 3, Diatec 2010 Luppolo 2 a 4, La Vecchia Fornace Pescara 2000 0 a 1. Due servizi in programma questa settimana per l'Over 40, esattamente Platinum Dea Calcio e Enzo Lorenzo Atletico Montesilvano. L'insolita e inaspettata realizzazione di Paolo Gaspari regala il primo punto stagionale alla Dea Calcio e interrompe la striscia positiva di successi consecutivi del Platinum, che conserva ugualmente l'imbattibilità in campionato e il momentaneo primato in classifica. I padroni di casa rimediano così un misero pareggio, rammaricandosi per non essersi riusciti ad imporre in una gara largamente dominata, con la compagine ospite decisamente poco incisiva in propensione offensiva con qualche sporadica iniziativa. La supremazia territoriale dei locali risulta subito evidente con Pavone, che approfitta dell'errore di De Rosa, offrendo un traversone al centro dell'area di rigore senza che nessuno riesca ad arrivarvi. De Rosa si lascia nuovamente superare con Rosati, che ha la meglio nel duello con il diretto marcatore, pennella un esterno destro per D'Antonio, che svetta di testa ma conclude alto. Il Platinum sfrutta la corsia laterale destra, in cui riesce con facilità ad inserirsi, con D'Antonio che si defila per poi attuare un servizio per Toma, che trova l'attenta opposizione di Gaspari. La Dea Calcio si affida all'estero all'inventiva di Roberto Di Giacomo, che dialoga con Iannone, ma il passaggio finale diviene leggermente impreciso per il numero 9 ospite. Lo specialista D'Antonio ci prova sul calcio piazzato, ma Pier Domenico riesce a deviare nonostante la traiettoria imprevedibile della sfera carica di effetto. Nella ripresa, la conclusione della media distanza di Corbo viene controllata da Pier Domenico, che successivamente neutralizza la punizione di D'Antonio, coprendo ottimamente il suo palo di competenza. Iannone emula il suo avversario, ma Gianluca Massa blocca con estrema tranquillità. Capitan Colantoni trascina i suoi uomini con una splendida azione personale, doppio passo e diagonale immediato, ma Pier Domenico sventa il pericolo. Dopo l'innocuo sinistro di Roberto Di Giacomo, il neoentrato Sabatini impiega poco tempo per manifestare la sua presenza, liberandosi nello stretto, centrando in pieno il palo, ma la corrente Colantoni ribadisce in rete, scagliando il pallone sotto l'incrocio dei pali dal limite. Gioia immensa per il capitano del Platinum, che festeggia con il responsabile tecnico Di Battista e i componenti della panchina. La Dea Calcio avanza il proprio baricentro ed accenna una timida reazione, sfiorando il palo con Palucci. È poi il turno di Iannone, che preferisce la precisione alla potenza, ma Gianluca Massa salvaguarda il risultato. Il Platinum reclama un calcio di rigore per un presunto contatto tra Pier Domenico e Sabatini, ma il signor Corneli ordina la prosecuzione del gioco e il replay che vi proponiamo testimonia la decisione corretta del direttore di gara. Al 48esimo la Dea Calcio pareggia i conti con Gaspari, che addomestica la sfera e beffa Massa in posizione leggermente avanzata. Esultanza sfrenata per il difensore ospite, che si dirige verso il compagno di squadra Panara, il cui consiglio di concludere verso la porta si dimostra efficace. Il Platinum tenta di portarsi nuovamente in avanti con D'Antonio, che mette in costante apprensione la retroguardia locale con un paio di colpi di testa che si spengono di poco a lato. Termina così 1-1, una partita decisamente piacevole.
La vittoria per 5-1 non fa certo sorridere il mister degli ospiti Pomponi, con l'Atletico Montesilvano che incamera i 3 punti, ma offre una prestazione certamente non all'altezza delle ambizioni di vertice, con 45 minuti di abulia totale che consente a Lenzo Lorenzo di restare in partita prima del crollo a metà ripresa. Primo tempo da censura, con le uniche emozioni che le partoriscono gli ospiti, con una percussione del volitivo terzino destro di Cosimo che conclude addosso a Berardinucci, e con un colpo di testa di Costantini sugli sviluppi di un corner con la sfera che termina di poco al lato. Al tramonto della prima frazione Lenzo Lorenzi a sfiorare il vantaggio con Ciarcelluti che si divora l'1-0 con uno sciagurato colpo di testa a ridosso della gloria. Nella ripresa i locali credono nella vittoria e Paolo Vegliò prepara in maniera sapiente la conclusione prima di angolare troppo il suo tiro che accarezza il palo più lontano. Successivamente Vegliò imbecca Pineto, il cui colpo di testa viene controllato senza patemi da Ruscitti. Al decimo il punteggio si sblocca con Mazzocchetti che sale in cattedra. Il numero 17 prima sbuca sul secondo palo e di testa tramuta in oro un traversone dalla destra. Poi supera Berardinucci in uscita e depone sul fondo a porta vuota. Infine si fa perdonare al quarto d'ora superando con un sombrero il portiere fuori area e mandando in rete il pallone del momentaneo 0-2. L'assoluto protagonista della contesa non appare tuttavia sazio e serve a Di Sante un pallone filtrante che il centravanti ospite trasforma nello 0-3 con un morbidissimo pallonetto di sinistro che fa spellare le mani in tribuna ai tifosi di fede grigio-rossa. Di Sante fa il bis al 20° quando punisce un'improvvida gita fuori porta del portiere Berardinucci con il colpo che vale il poker. I locali hanno ormai abbandonato l'idea di far punti, ma Serpente vola sulla destra e serve alla corrente Pineto una sfera da appoggiare solamente in rete. L'1-4 non cambia però l'inerzia del match, il neoentrato Di Pardo sancisce il definitivo 1-5 dopo un dribbling ubriacante in area rosso-blu. Il numero 16 è infine il pallone della personale doppietta, ma il suo pallonetto non inquadra di poco lo specchio. Vittoria roboante solo nel punteggio per gli ospiti, i locali devono invece mantenere alta la concentrazione per tutta la durata dell'incontro. Queste le classifiche dopo 5 turni, girone A Platinum in vetta a quota 13 punti, Caffè Umberto I, CTV e Pretoro City 12, Real Teate 9, Prosacco 7, Wonderplay 6, Vanity Caffè 3 punti, Castellammare 95 2, penalizzata di un punto, New Door e Dea Calcio 1, chiude il Pescara Sud a quota 0. Classifica del girone B, Pescara 2000 13 punti, Real Colonnetta e MDM Ascensori 10, Il Luppolo 9, Real Pescara 8 assieme all'Atletico Montesilvano, Diatec 2010 7, La Vecchia Fornace 6 assieme a K-Technologies Bussi, chiudono ad un punto Enzo Lorenzo, Picano e Pianella. Marco Falcone, mister della Amatoriforo, Amatoriforo che quest'anno si è affacciato per il primo anno nel mondo WISP, un'avventura che poteva essere addirittura doppia perché si parlava all'inizio di una fusione con l'ASD Ortona, poi alla fine questo matrimonio non si è fatto. Sì, si era pensato di appunto fare questa fusione, noi ci gestivamo la Serie B, loro si gestivano l'Over 40 e poi ci si scambiava i giocatori. Però niente, poi loro hanno seguito una strada diversa e niente, abbiamo rispettato la scelta. Ciò non toglie che comunque con loro abbiamo questa forma di collaborazione, che loro appunto partecipano al campionato Asia e abbiamo questa forma di collaborazione che ci prestiamo i giocatori a vicenda quando serve, insomma. Per rimpinguare il parco giocatori, per affrontare un campionato impegnativo, soprattutto di vertice, nonostante l'umiltà e la voglia di volare bassi, siamo, va a ballare. Siamo comunque un gruppo di amici anche con loro e colgo l'occasione per salutarli, in particolar modo l'allenatore Dindino e il presidente Gian Cristoforo. La prossima settimana, prossimo fine settimana, si torna ovviamente in campo, questo è il prossimo turno della massima serie dove spicca il testa coda Wonderplay Ecogas Pescara United e la gara tra Amatori Ripatetina e Villa del Fuoco diretta inseguitrice proprio della capolista Ecogas Pescara United. Questo invece è il prossimo turno, decima giornata della Serie B dove l'Amatori Foro sarà impegnato contro l'Ostico Atletico Balboa, giocherete lunedì sera a San Silvestro, una squadra, quella rosso-blu allenata da Livio del Signore, una squadra sicuramente da prendere con le molle. Un pronostico per la partita di lunedì? La proveremo a vincere tranquillamente, poi se dovesse arrivare a un pareggio la accetteremo tranquillamente, senza problemi. Però in gambo comunque andremo sempre per vincere, senza modestia. Altra partita da segnalare, quella tra Pretoro City e Pina, sempre del campionato cadetto. Pina appunto, seconda capolista assieme proprio all'Amatori Foro.
Si gioca anche ovviamente l'over 40 nel girone A, cioè CTV Pretaro City, una gara sicuramente da seguire, così come Caffè Umberto I, Platinum nel girone B, occhio a Real Pescara, Real Colonnetta e Atletico Montesilvano, Diatec 2010. Questo dunque il prossimo turno, ringraziamo i nostri due ospiti, ringraziamo Domenico De Bartolo, coordinatore del settore tecnico arbitrale della Wisp Abruzzo e Molise. Sa già per quale partita verrà designato questo fine settimana oppure è top secret questa informazione? Una serie B. Una della serie B. Una serie B. Dopo che sarà Angillotto. Ah, quindi... Contro gli amici dell'Angillotto. Avrete modo di chiarirvi proprio sì, sul campo. Magari sarà un'occasione dello spogliatoio di scambiarci delle chiacchiere. Per l'Angillotto dunque avrà sicuramente tutte le delucidazioni del caso. Sono a sua disposizione. Ringraziamo. Vado un'ora prima, vado così almeno. Però, anzi, vi invito ufficialmente, vieni un'ora prima, così parliamo. Avevo una tavola rotonda facciamo sul regolamento. Facciamo sia fisico che. Ringraziamo dunque Domenico De Bartolo, ma ringraziamo ovviamente anche Marco Falcone, mister dell'Amatori Foro. Lo ribadiamo, capolista del campionato cadetto. In bocca al lupo per la partita di lunedì e grazie per la partecipazione. Grazie. Bocca al lupo. Ringraziamo Marco Masei della regia, ma ringraziamo soprattutto voi che ci avete seguito. Ci congediamo con la consueta rubrica dei gol settimanali e arrivederci a 7 giorni. We'll be right back.